Tre titoli mondiali nel fioretto, due europei, due bronzi olimpici, moltissimi riconoscimenti, moltissime medaglie, ma quello che fa di Margherita Granbassi una grandissima campionessa è anche e soprattutto la capacità di rialzarsi dopo le difficoltà, dopo le cadute. Partiamo da questo filmato. Margherita, quanti anni hai? 12. 12, da quanti anni fai la scherma? Ma ho 4-5 anni. E perché la scherma e non un altro sport? Perché ho seguito i miei fratelli, sono tutti e due più grandi e mi piace molto. Margherita Granbassi, campionessa del mondo 2006, batte Valentina Vezzali 7-6 in finale. Margherita, intanto vedo i tuoi occhi luminosi, i tuoi occhi emozionati e mi arriva tutto quello che è stato il tuo percorso. Ma partiamo dall'inizio, quindi da quella bambina che voleva imitare i suoi fratelloni. Eh sì, sono la più piccola di quattro e i miei fratelli sono stati di grande ispirazione. Veramente è stata mia sorella a iniziare per prima, la più grande. Ma si è stufata. C'era stata l'occasione di fare un corso con la scuola e loro avevano iniziato. Giovanna ha avuto il merito di spronare tutti quanti noi, però lei ha smesso subito, si è stufata presto, mentre i due maschi hanno continuato e a un certo punto io ovviamente ho voluto imitarli, per cui si faceva scherma nel pomeriggio, ma ogni tanto anche a casa. Beh, tu hai scoperto un talento che in realtà nessuno conosceva, neanche te. Forse non ci credevo tanto nemmeno io. Io ho iniziato con grande entusiasmo, ero una bambina molto sportiva, molto movimentata. Per me giocare significava soprattutto muoversi, fare sport e la scherma è stata uno sfogo in questo incredibile, grande divertimento e grande passione da subito. Beh, la bambina che abbiamo visto e la ragazza poi che abbiamo sentito nel filmato è diventata una donna tenace, una donna forte che ha conquistato, vinto e tanti sono i tuoi successi. Ce n'è uno in particolare, dovremmo vedere la foto, il tuo oro olimpico nel 2006 a Torino. Come mai è la medaglia a cui tieni di più? È il campionato del mondo di Torino, è stata la prima medaglia importante a livello individuale ed è stato un sogno realizzato. Io ero andata lì consapevole di poter arrivare a vincere una medaglia. Avevo avuto tante, tante delusioni, tante sconfitte, pur sentendo che avevo la possibilità di fare il salto di qualità. Non c'ero ancora riuscita. A Torino ho girato la chiave, è stato un lavoro lungo, soprattutto a livello mentale e anche a livello fisico, perché io nella mia carriera ho avuto molti problemi fisici, molti infortuni che mi hanno rallentata, mi hanno ostacolata tanto e lì ero arrivata in una forma strepitosa e non ho voluto perdere l'occasione. Ecco, qual è stata la cosa che ti ha fatto scattare, la molla che ti ha fatto scattare e che ti ha suggerito che quello sarebbe stato il tuo momento? Dici, adesso mi prendo tutto quello che sento di meritare. Beh, spesso sono le sconfitte ad insegnarti qualcosa e tendenzialmente nella vita di qualsiasi sportivo sono più le sconfitte rispetto alle vittorie. Poi fortunatamente ci ricordiamo delle vittorie, però è stata una sconfitta a farmi fare il salto di qualità. È stata quella delle Olimpiadi di Atene a cui mi ero qualificata, ero molto contenta di essere lì, ma non ero riuscita ad affrontare la gara con la giusta grinta e soprattutto era stato difficile conquistarla quell'Olimpiade e io sono scesa dalla pedana sentendo di non averla onorata in tutto e per tutto. E mentre mi staccavo, delusa dalla sconfitta, dicevo questo sentimento non lo voglio provare mai più. Ecco, la parola sconfitta è una parola che tu hai utilizzato più volte. Tu ti sei dovuta misurare, ce lo stavi raccontando, con le sconfitte e anche poi con la decisione di dover abbandonare, sì, quella che era stata la tua vita, che era stato non solo il tuo sport, ma anche che faceva parte proprio di te come donna e, sì, come essere umano. Sì, è chiaro che lo sport lo inizi da bambino, per cui entra nel tuo DNA. Io ho fatto quello per 25-28 anni e quindi smettere è stata dura, lo è per tutti gli atleti, è un momento, quello del fine carriera, molto delicato.
delicato dal punto di vista emotivo. Io diciamo come che non avevo altra scelta, perché io mi sono infortunata per l'ennesima volta, avevo già subito un intervento pazzesco al ginocchio, lì mi sono rotta il tendine rotuleo su una situazione già complessa, non avevo scelta. Diciamo che mi sarebbe piaciuto poter scegliere il mio percorso finale, l'ultima gara da fare e possibilmente farla anche bene, però non sempre le cose vanno come le avevi previste. Come hai superato questa fase, questa... Beh, allora, diciamo che io mi ero portata un pochettino avanti iniziando a fare delle esperienze alternative allo sport già durante la fase finale della mia carriera, proprio perché credo che bisogna iniziare ad allenarsi un po' da prima al nostro futuro. E lo stesso ho sentito un pochettino che mi mancava la terra sotto i piedi quando ho smesso. Poi c'è stata la grande gioia di diventare mamma e sicuramente anche Leonor mi ha aiutato ad affrontare col sorriso. Quello quindi credo, non da tutti mamma... i dolori, vedi, vengono per nuocere. Esatto, per no, cui... Dicevo, quello credo da mamma sia il tuo oro più grande. Sì, assolutamente, la mia bambina, mi emoziono più che quando vedo le medaglie, quando parlo di lei. È stata veramente una scoperta anche proprio di una parte di me che non conoscevo. Come ti ha cambiato? Ma guarda, non so se mi ha cambiata, mi ha sicuramente resa più sensibile rispetto ad alcune tematiche, mi ha resa molto, molto orgogliosa, mi ha fatto conoscere, sì, forse degli aspetti relativi all'attenzione, alla dolcezza. Io sono una distratta tendenzialmente, invece con mia figlia ero sempre prontissima ogni cosa succedesse. Poi ho voluto proprio dedicarmi a lei per un periodo lungo senza fare nient'altro e stare proprio H24 sempre insieme. Sai, io ho un bimbo che si chiama Filippo, che ha 3 anni e mezzo, e ogni volta che lo guardo penso all'uomo che sarà. E quindi la domanda che ti volevo fare, che da mamma mi viene spontanea, che donna vorresti che diventasse? Ma io vorrei che lei diventasse la donna che lei sceglie di diventare. Io cerco di darle tutti gli strumenti possibili, però mi piacerebbe proprio che fosse una donna indipendente anche dal punto di vista proprio del pensiero, che scegliesse lei la sua strada. Sicuramente sto cercando di educarla verso una vita attiva, verso lo sport, perché penso che sia un modo sano di vivere la vita, però sarà lei a scegliere il suo percorso e ovviamente io le auguro il meglio, anzi le mando un bacio perché credo che mi stia guardando. Allora, la salutiamo anche noi. Senti, tu prima ci raccontavi delle tue tante esperienze, sei una che nella vita ha sperimentato molto, e una delle tante cose che hai fatto è quella di intraprendere una carriera, un percorso televisivo. Quindi siamo qui e sei anche qui oggi per raccontarci anche di questo, perché sta per partire Linea Verde Sentieri. Quindi un momento, una nuova partenza per te, ci racconti sempre qui su Rai 1 la prossima settimana, quindi noi poi daremo l'appuntamento e abbiamo anche un'anticipazione, ma intanto raccontaci di che cosa si tratta. È un'esperienza bellissima, appunto inizierà dal sabato prossimo, quindi dal 18 su Rai 1 a mezzogiorno, una bellissima avventura attraverso il Sentiero Italia del CAI, dove sarò insieme a un grandissimo uomo di montagna come Lino Zani, e ci stiamo divertendo, stiamo camminando e stiamo scoprendo l'Italia da un altro punto di vista. È una trasmissione che sento molto, perché io sono amante dei cammini, del trekking, e anche questo è un aspetto che sto cercando di trasmettere alla mia bambina, che è già appassionatissima di montagna, e sono tutti percorsi adatti a qualunque persona, adatti alle famiglie, ed è un modo sostenibile di scoprire il nostro paese. E allora andiamo a vedere qualche anticipazione di questa prima puntata. Siete stati in Umbria, sì, e quindi vediamo le immagini e poi ricordiamo appuntamento la prossima settimana sempre qui su Rai 1. Ciao Margherita, grazie davvero di essere stata qui con noi. Grazie a voi. And we come-